il primo regista, anche lui romano, gli anni non li diciamo, ma tanto sono ben portati. A Perugia lo conoscono insomma più o meno tutti, visto che con l'altra sponda ha già giocato, chiamiamola così. Anche le discoteche lo conoscono. Grazie Presidente, una parola grossa, ti faccio parlare di discoteca. Ti faccio parlare di una cosa, dopo l'anno scorso, questo ritorno in Serie A, a 34 anni, che sensazioni c'hai? Ho detto la fine d'età. Che sensazioni c'ho? Buonasera a tutti innanzitutto. Io sono onorato veramente di essere tornato quello che considero un po' la mia casa. Non dico neanche seconda casa, la mia casa. La Calata perugina ancora non l'ho presa, ma penso che la mia Calata romana la perderò difficilmente. Anche perché giro da 15 anni e quella parte così, sarà un problema. Già speranza. Le motivazioni sono grandissime come tutti quelli dei miei compagni. Io credo che dobbiamo semplicemente fare quello che ci ha chiesto il Presidente in un solo modo. Il Presidente ci ha chiesto di divertire tutta questa gente, tutti i 5.000, 6.000, 7.000 quelli che parlano al Palio Evangelista, perché ho sentito proprio numeri incredibili. L'unico modo per farlo è quello di divertire la gente, divertendoci per prima cosa noi, quando giochiamo e quando ci alleniamo, cosa che credo anche sabato scorso, quando abbiamo fatto l'amichevole con i russi, abbiamo dimostrato che ci divertivamo veramente tanto. Poi posso aggiungere un'ultima cosa velocissima, volevo tranquillizzare l'assessore allo sport del Comune di Perugia, che auspica una integrazione delle società con il basket e con l'asilo d'Aspar Perugia. Ecco, noi facciamo il nostro, cerchiamo di integrarci prima con le ragazze, poi magari...